Bellissima l'ambientazione, però tipo campagnola. Mi piace l'ambientazione campagnola così. Ecco, se c'è una cosa che comunque Final Fantasy XVI mi ha sempre piacevolmente sorpreso e comunque anche colpito da un certo punto di vista, è proprio la realtà che mette in evidenza. Cioè, noi veramente siamo in un... Cioè, allora, l'ambientazione di un Final Fantasy per me necessariamente dovrebbe essere questa. Cioè, un'ambientazione pseudo-fantasy con elementi medievali. Cioè, proprio per me è l'ambientazione perfetta. Perché comunque le magie, le creature mistiche, i combattimenti spettacolari e tutto ce l'hanno un che di associazione con una struttura medievale in questo, come in questo caso. Quindi per me veramente l'ambientazione del 16 è una tra le migliori che abbia mai visto. Così come anche il 9 un pochettino richiama, anche se il 9 è un po' più forse rinascimentale, se volessimo inserirla in qualche contesto. Cioè, rinascimentale classica mi sembra più il 9, però ci sta. Cioè, ci sta anche. A differenza comunque di altre, diciamo, di altri sfondi super tecnologici che secondo me un po' accozzano con lo stile di Final Fantasy, però ovviamente dipende anche dal prodotto che poi si va a fare. Bisogna anche vedere il prodotto in generale, però secondo me proprio l'ambientazione medievale fantasy, che proprio richiama anche il nome, è quella più azzeccata. E in questo Final Fantasy XVI secondo me è uno dei migliori. È letteralmente uno dei migliori. Impegnati o no, dovremmo occuparcene al più presto. Non vogliamo che l'illusione ceda. Poi vedi, sono tutti quanti con i capelli bianchi e gli occhi In blu. passato lavoravi all'esterno, vero? Anche Sephiroth. No, vabbè, però Sephiroth ha gli occhi verdi. Sephiroth ha gli occhi da rettile, in realtà. Bambino Monello. Ehi, avete qualcosa da dirmi? Ditemela in faccia. Non mi guardare così che ti tiro un pugno. No, poveri. Mi dissocio ovviamente da queste cose. Tanto ci sono anche i fiori simili. No. Tranquillo, sono ospiti della tributaria. E infatti. Dopo quello che il loro popolo ci ha fatto. Dopo quello che il loro popolo ci ha Sbagliato. fatto. Quindi anche loro sono emarginati. O almeno si comportano come... Vabbè, sono stati emarginati sicuramente per quello che avrà combinato Leviatano, visto che ce l'hanno presentato come un tipo uno schizzato. Che poi, per essere con l'acqua, il termine schizzato è direi perfetto. Qua non c'è nient'altro, ma non posso... Ah, ecco, vedi, con te posso parlare. Benvenuto al riparo. La tributaria ti aspetta nella sala dei Witan. Ah, ok, grazie. Quei Invece con gli poverini altri... sono Sono pallidi come spettri. Certo, perché loro effettivamente hanno la carnagione un po' più scura, effettivamente, rispetto alla nostra. Sembrano tipo mulatti quasi. Va bene, andiamo a vedere. Non c'è altro con cui possiamo interagire qui. Ecco, sono curioso di sentire la storia. Ciao, Yunina. Che ne pensate del nostro piccolo rifugio nei boschi? Non avrà tutte le comodità di un insediamento meridionale, ma almeno è nostro. E non è certo cosa da poco.
Non deve essere stato facile tenere segreto questo villaggio. Per niente. Abbiamo dedicato la vita al mantenimento dell'illusione che ci nasconde. Che nasconde noi e Walias. Quest'uomo, Walias. Walias. Proprio così. Ma non è un uomo. Walias è ancora un neonato. Quindi è maschio. Perdonami, ma hai detto che il dominante e il suo Aecon furono vincolati nell'ondata quasi un secolo fa. Quindi dovrebbe essere ancora più vecchio. Lo sarebbe, se potesse invecchiare. Ma l'incantesimo ha tolto anche quello al povero piccolo. In che senso? Walias era il primogenito del mio bisnonno. In lui Leviatano si risvegliò quasi immediatamente. Ma invece di permettergli di vivere una vita come stimato membro della comunità, i miei antenati cercarono di sfruttarne il potere in altri modi. Purtroppo per loro, l'Aecon lo percepì. E invocò un'onda così grande che avrebbe annientato l'intero villaggio se i miei antenati non lo avessero fermato. Quindi non è l'ondata a vincolare il bambino, ma il tempo stesso. Sì. Chiedo scusa, non sono ancora sicuro di capire. Non mi sorprende. Non è semplicissimo da spiegare. Ecco perché sarebbe meglio che vi portassi a vederlo. Che vi mostrassi cosa deve sopportare. Siamo venuti per questo. Allora andiamo. Cioè lui è perché è neonato, non riesce a controllarsi. Ci condurrà dritti nell'ondata. Cioè è come se lui, essendo neonato, giustamente non riuscisse quasi a controllarsi. E allora tipo ha scatenato un sto casino, ma non è esattamente chiaro. Stai andando all'onda, tributaria? Sì, Dalina. Hai sparso la voce riguardo ai nostri ospiti? Certo. Li tratteranno tutti come se fossero di famiglia. Non dovreste avere alcun problema, ma per sicurezza vorrei darvi il simbolo della nostra gente. Sì, classico. Il sigillo. Come in tutti gli altri luoghi. Non vedo l'ora di conoscere la famiglia. Vale anche per loro. Se la tributaria dovesse essere impegnata, rivolgete pure a me le domande sul villaggio e farò del mio meglio per rispondere. Grazie. No, Clive comunque è troppo figo. Mamma mia. Vi auguro correnti favorevoli. Non me lo ricordavo proprio così bello esteticamente Clive. Minchia, missioni secondarie, addirittura? Dovreste trovare ciò che vi occorre. Anche se dovremo chiedervi un pagamento, poveri come siamo. Oh, attenzione. Come posso aiutarti? Eccoci qua, perfetto. Possiamo fare qualche domanda che... Il mio nome è Dalina. E sono l'assistente di Lady Shula, tributaria di Misidia. Ma anch'io ci starei con Clive, Cioè, proprio detto in maniera abbastanza semplice. Gli altri assistenti venuti prima di me svolgevano anche il ruolo di guardiani, ma Lady Shula è un'abile guerriera e non ha bisogno di essere protetta. Mi occupo quindi delle faccende della nostra gente quando lei, essendo indisposta. Per esempio, sono stata io a informare il resto del villaggio del vostro arrivo come richiesto dalla tributaria. Per ogni domanda relativa alla nostra gente o al villaggio, non esitare a rivolgerti a me. Ok, villaggio. Come di certo saprai, una volta questa terra era dominio di Tegn del nord, anche se l'insediamento era abbandonato da tempo, quando il peregrinare dei nostri antenati li portò finalmente qui. Data la sua lontananza, sembra un luogo ideale dove stabilirsi. Fu lanciata quindi un'illusione che potesse celare la nuova casa. Il segreto dell'incantesimo fu tramandato di generazione in generazione dopo aver lasciato Cineria. Lo usammo per celare i nostri campi affinché i custodi delle terre nelle quali vagavamo non scoprissero la nostra presenza. Furono questi incantesimi temporanei a portare i nostri avi a prendere in considerazione una soluzione più duratura dopo il loro arrivo qui. Quindi costruirono i Cairn. Riempiendoli con tutti i frammenti di cristalli disponibili e lanciarono un'enorme illusione, in grado di celare tutta la terra.
Per molti giorni e molte notti i loro portatori lavoravano al perfezionamento dell'incantesimo per mostrare al mondo esterno l'effetto della piaga. Però c'è, cioè, loro hanno utilizzato i frammenti di cristalle disponibili, ma non si sono esauriti in tutto sto tempo? E così ci nascondemmo, non accettando nessuno nel nostro riparo, almeno fino a voi. Nel frattempo, per chi era dentro, lanciarono un'altra illusione. Il cielo che vedi è lo stesso che un tempo sovrastava Corno di Drago, lo stesso che i nostri favolisti evocavano nelle storie sui tempi antecedenti alla sua caduta. Spero che possa portarti sollievo dall'oscurità del mondo oltre il muro, come ha fatto per noi. E certo, perché giustamente vedere tutto il mondo praticamente coperto di nuvole, tutto scuro, eccetera, eccetera, almeno qui hai, diciamo, una sorta di piacevole compagnia con l'illuminazione, perché l'illuminazione comunque fa tanto, e diciamo che nella parte endgame, nella parte finale del gioco, il fatto che sia tutto scuro, che sia stato, diciamo, tutto ovviamente divorato da Ultima, eccetera eccetera, giustamente fa perdere parte. E siccome loro qui giustamente cosa hanno pensato? Non possiamo fare un DLC e non esprimere il potenziale di quello che abbiamo fatto tramite tutta la luce scura, quindi che facciamo? Inventiamo il fatto che loro abbiano fatto un'illusione in modo tale che il cielo oscuro in endgame non si veda in questa sezione, e quindi il giocatore possa ritornare un pochettino ai vecchi tempi in cui esplorava le terre, diciamo, tutte belle esteticamente da vedere. E non è una brutta idea, secondo me. La nostra storia ebbe inizio. La nostra storia ebbe inizio sulle strette coste della Cineria meridionale, dove in cerca di terra coltivabile ci affidavamo alla pioggia per placare la sete e ai doni del mare per sfamarci. E così scoprimmo il valore dell'acqua. Dopo la caduta di Corno di Drago, passammo decenni in esilio a vagabondare nei deserti e nei campi innevati dei gemelli, finché non giungemmo a Missidia, la nostra seconda casa. Qui trovammo montagne, fiumi e mari non dissimili da quelli che avevamo a Cineria. Ci mancava solo un cristallo. Qui non avevamo un nostro cristallo madre, né avevamo mai ricevuto nulla dai nostri vicini. I pochi frammenti lasciati dalla gente del nord che venne prima di noi ci permisero di sopravvivere ai primi inverni. Il cristallo che alimenta la forgia di Pavat fu tra questi. Pietra nobile tagliata da occhio di drago al massimo del suo splendore. Poiché la richiesta che i nostri portatori sacrificassero la vita a beneficio di altri era inaccettabile. Le difficoltà affrontate durante il nostro viaggio ci hanno uniti e non ci avrebbero divisi ancora. Fortunatamente la nostra unità si dimostrò la nostra forza. A parte quello, siamo rimasti qui e abbiamo contato solo su quanto ci offriva questa terra. Sorgenti, fiumi, mari sono tutto ciò di cui noi semi dell'acqua abbiamo bisogno. E vabbè, però per riprodurvi, cioè siete praticamente... Al nostro prossimo incontro. Cioè siete praticamente tutti, non dico parenti, però siete comunque tutti stretti, perché sennò qua come fate? Che restino soltanto le fondamenta. Un intero magazzino di pietra avrebbe reso molto più facile conservare le nostre scorte. Ecco, questa è una cosa in realtà che ci può stare, darti l'accesso a dei servizi tramite le side quest, però diciamo magari delle side quest un po' più particolari, tipo il fabbro poteva richiedermi qualsiasi cosa, invece i fiori, cioè tipo il fabbro, no, mi serve questo tipo di acciaio, comunque mi serve questo tipo di materiale che soltanto alcune creature possiedono e io non posso uscire perché sono una pippa. E allora, va bene, uccidiamo le creature, via. Sei diretto all'ondata, eh? Beh, resta vicino alla tributaria. Non vogliamo che ti perda nella foresta. Questa invece del magazzino, secondo me, è risultata più carina. Perché col fatto che con la scusa la figlia che si è persa, eccetera eccetera. Un paio di navi lì avanti. Navi? Ma non siamo distanti dalla costa. Comunque è bella l'ambientazione tipo selvatica, mi piace. Mi piace tanto. Poi è bello comunque poter rivedere il il sole. La strada più veloce per l'ondata è a est. Ma c'era un modo per bloccare i nemici? Come si bloccavano i nemici? Perché sono qui queste navi? Ah, ecco, con L1. Cosa credi che succede?
me lo ricordavo. Oscurità cala. Oscurità cala. Ah, effettivamente dovrei utilizzare il blessing della Fenice. Aspetta, non la uso la mega fusione, troppo rottura di coglioni. Vedi, almeno così. Posso teletrasportarmi direttamente verso l'avversario, che è molto meglio. Che è meglio. I Tom Berry? Tom Berry. Vili creature consumate dal loro odio contro tutti e tutto. Tranne coltelli affilati, sembra. Ma che belli! Ma che belli! Guardali! Che tra l'altro hanno la torcia in mano. I coltelli da chef. No, bellissimi Tom Berry. Belli proprio. Belli proprio Tom Berry. Che figata. Non me l'aspettavo di trovare i Tom Berry, effettivamente. Sento l'odore del mare. Non manca molto. Qui tra l'altro, vedi, c'è tipo tutta una... Vedi, qua ci sono addirittura tutte zone che si dovranno sbloccare. Ora capisco perché comunque durerà di più il DLC rispetto... a quello che abbiamo fatto il primo DLC. Madonna, che bello qua. Seguiremo la costa a nord. Un ponte ci porterà oltre il promontorio. Mamma mia, spettacolo. Questo è proprio spettacolo così. Toh. Questa è tipo copertina su YouTube, easy, proprio facile. Tra l'altro qui inaccessibile. Non ti conviene scendere lì. Fidati. Minchia, non ti conviene. Non ti conviene scendere lì. Eh sì, io voglio sapere perché. Perché lì si trova il boss segreto del... Oddio, ma questo... Una Davant Art? Madonna mia. Stavolta vai che ti voglio pariare. E non ti ho pariato. Che sono un cretino.
Barry. Suka. No, siamo usciti dalla sua area di competenza. Non ci credo, ora si è ricaricato la vita giustamente. LOL. E io ti ricombatto. Harry! Ah, quanto è bello giocare con Titano. Io ti amo, Titano. Oh, cazzo. Eh sì. Mi hai sgamato. Vediamo se lo posso pariare. Ah, no. Oh, porca troia. L'ho preso di spalle. No. Ok, vedi, bisogna riprendere un po' la mano. Dopo che ti riprendi un po' la mano, sei a posto. Si chiama Archelon Minore, che mi ricorda tantissimo. Mi ricorda tantissimo. Mi ricorda tantissimo l'aspido chelone di Final Fantasy XII. Che il nome praticamente è quello. E anche la forma del. Del tartarugone è quello. Posso chiederti di quel raggio di luce? È ciò che impedisce all'ondata di essere reclamata dal mare. E a Walias dai suoi. Però l'onda, vedi, arriva da là sopra. Quindi in un modo o nell'altro noi dovremmo disattivarlo sto raggio prima o poi. Perché se vogliamo confrontarci... Poi ora che ci penso, io in realtà... Ora che ci penso, io comunque in realtà potrei... Facciamo così. Vedi, perché così io mi posso avvicinare. E qui invece poi posso... Posso parare. Ecco, qui invece fail. Bello.
Si potrebbe fare molto di più, però non mi ricordo i tasti, quindi sono un cestino. No, bel parry. Così. No, minchia, mi sono allontanato di... Vaffanculo, basta, non ti combatto più. Sei uno stronzo. Basta. Questo fatto che c'è l'area di combattimento, madonna, mi fa innervosire. Prima hai detto che il bambino è vincolato dentro l'ondata. Ma ancora non sappiamo come raggiungerlo. Spero non vada trattenuto il respiro. No. L'ondata avvolge il promontorio senza inghiottirlo. Continuando verso la punta, c'è un percorso che porta al fondale e all'origine dell'onda. D'accordo. Che tra l'altro bisogna vedere anche i poteri di Leviatano. Entriamo sul fondo dell'oceano. Che poi effettivamente, cioè, io i poteri di Leviatano praticamente li ottengo a fine gioco. Oh. Ondata. Un'onda solitaria si innalza verso l'eternità, destinata a non spezzarsi mai, le cui lancette del tempo sono ferme dalla furia del loro inquieto creatore. C'è una battaglia però. Che bello l'effetto delle onde bloccate così. Non manca molto ormai. Magari è lei che mi dà i poteri di Leviatano, perché lei è una portatrice pure. Venite spesso da queste parti. Magari muore. Soltanto io, ogni luna nuova, senza mai mancare. È mio dovere, come anziana del villaggio e discendente di Walias. Già, tu sei l'anziana? Nessuno ti incolpa di ciò che è successo, no? Perché dovresti assumerti da sola la responsabilità? Non fraintendere. È una mia scelta. Voglio mostrargli che non è solo e che c'è ancora qualcuno di noi che vorrebbe salvarlo dalla sua sofferenza. Sofferenza che presto vedrete con i vostri occhi. Sono curioso a sto punto di vedere come l'hanno combinato. Qui la foresta cresce in fretta. Se abbandonato, il sentiero viene ricoperto dopo poche lune. La luce indica dove si trova il bambino. Sì, proprio così. Ah, quindi stiamo andando proprio da lui. Oh oh. Guardate tutte quelle gocce d'acqua. Sono sospese a mezz'aria. Dove sono rimaste intoccate dal tempo per 80 estati. Non è naturale. No. Infatti... Porca miseria, ero convinto ci fosse un forziere qui dietro. Lì, più avanti. Oh, niente, non me l'ha data questa soddisfazione di avere un forziere così a caso. Ma è un cratere? Oddio. È come se fosse caduto dal cielo, praticamente. Scendiamo al centro. Seguitemi. Ok, qui è dove si prendono i poteri di Leviathan, sicuro.
Oddio. È ancora manifestato. Non scorderò mai la prima volta. La paura. Ed ero abbastanza grande da capire che succedeva. Posso solo immaginare cosa ha provato questo povero bambino. È la vittima di un imperdonabile peccato. Commesso da persone che lo vedevano soltanto come uno strumento. Deve essere così spaventato. Allevierò il suo fardello. Non vorrai mica... Non gli farò del male. Contrariamente alle voci, non uccido i dominanti senza motivo. Se ti dicessi che si può rimuovere l'Eikon di Walias... Ti risponderei che sei un pazzo. È difficile crederlo. Ma è possibile. Ma... ha i suoi rischi. E una parte resterà, è inevitabile. Infatti, perché lui non lo prende completamente. Potrebbe comunque sfociare in violenza. Non lo so. Qui c'è il combattimento contro Leviathan. Ho visto casi finire bene e altri casi andare fuori con Ifrit contro Leviathan, probabilmente. Ma una cosa è certa. Se voltiamo le spalle a questo bambino, non smetterà mai di soffrire. E credo che sia molto peggio dell'alternativa. Tu no. Molto bene. Fa quel che devi. In ogni caso, mi prenderò io tutte le responsabilità. Eh sì. Mi sa che c'è il combattimento ora, Ifrit contro Leviathan. Non aver paura, piccolo. Dammi il tuo fardello. Esatto, sta prendendo il potere di Leviathan. Però non lo prende tutto, non lo può prendere tutto. È fatta. Credo di sì. Riesco a percepire l'Eikon dentro di me. Qualcosa non va. Minchia! Non era solo spaventato, era arrabbiato. Vabbè, questo non è Leviathan. D'accordo. Vediamo cosa mi ha conferito. Ah, ok, quindi posso provare le abilità di Leviathan. Eccoci qua. Il potere dell'acqua. Clive ha rivendicato una parte dell'essenza dell'Eikon Leviathano. Sintonizzarsi con Leviathano non solo cambia l'aspetto elementare degli incantesimi di Clive, ma permette anche di accedere a diverse nuove abilità degli Eikon, come flusso incrociato. Sì, che aveva lui tipo il Super Liquidator. Un getto d'acqua inevitabile che colpisce i nemici da diverse angolazioni. I dettagli sulle abilità si trovano nella sezione abilità del menu principale. Talento di Leviathano. Il talento degli Eikon di Leviathano, Grido di Serpente, può essere usato per invocare un serpente acquatico sul braccio sinistro di Clive in grado di colpire nemici a grande distanza con attacchi precisi. Premi R1 in questo stato per sferrare un flusso di marea, generando varie ondate d'acqua in grado di sbalzare indietro creature piccole, oppure premi R2 per scagliare un potente attacco acquatico, getto di marea, contro nemici al di fuori della tua portata di mischia. Barra marea. Usare questi attacchi consumerà la barra marea,
divenendo non disponibile quando la barra è vuota. La barra si ricaricherà lentamente nel tempo, ma può essere caricata più velocemente premendo L2. Premilo una seconda volta con il giusto tempismo rispetto ai comandi su schermo per caricare immediatamente la barra. Ah, ok, come alcuni giochi dove si spara e tu praticamente se premi... una meccanica simile c'è su... Enter the Gungeon, dove tu praticamente ricarichi l'arma nella maniera perfetta e quindi ti ricarica immediatamente. La barra Maria si carica anche seguendo schivate precise. Ok, quindi un po' come la mega fusione di cosa. Rotolata. Quando usi grido di serpente, premi di nuovo cerchio durante una schivata per rotolare a mezz'aria, estendendo ulteriormente la schivata. Premi R1 durante la rotolata per usare flusso di marea. Durante questa battaglia sono disponibili soltanto le abilità di Leviatano. Inchia. Ah, ecco, vedi? Lo devi premere. Ah, vedi, ora mi dà addirittura infinito. Allora, me lo carica lo stesso. Però se lo ricarichi velocemente... Vedi, ti dà la cosa perfetta, tipo la schiva, la cosa perfetta. Cioè, la fa infinita praticamente. Ecco, vedi, questa è la mitragliatrice. Ok, quindi la differenza sta che se lo premi perfetto te lo dà infinito per un tot di tempo. Mentre invece così... Capito. Ok, ho capito come funziona. Globo acqueo e cenere magico. Sembra una versione migliorata di Bahamut, quasi quasi. State tutti bene? Ora sembra più calmo. Hai detto che Wallace è congelato nel tempo. Ma sapeva che eravamo qui. Come? Io... non lo so. Non ha mai reagito a niente e nessuno. Fino a te. Quel bimbo è rimasto vincolato per quasi un secolo. Se è sempre stato cosciente, dobbiamo rimuovere subito il sigillo. Non è così semplice. Vorrei che lo fosse, ma... la storia è più complicata. È meglio se vi spiego tutto al villaggio. Capisco. Torniamo allora, prima che faccia buio. Mi dispiace, Wallace. Certo, se è rimasto cosciente, cioè praticamente è come se lui fosse bloccato lì, però se è cosciente con la testa è un casino.